Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale dei Calamari Rotanti. Io sono Robby e con noi oggi c'è Guild Wars 2. Vi farò vedere specificatamente la creazione dei vari personaggi. Quindi, cosa dire, cominciamo. Allora, come potete vedere abbiamo la bellezza di 5 razze diverse: il Char, l'Umano, il Norn, l'Asura e il Silvari. Allora, quale potremmo scegliere per iniziare la nostra avventura? Beh, proviamo a fare una razza abbastanza classica, che dire. Prendiamo l'umano ad esempio. Il gioco ci lascia la scelta di decidere se essere maschio o femmina. Io prendo il maschio. Dopo la scelta del sesso abbiamo la bellezza di 8 classi su cui poter decidere. Abbiamo l'elementarista, che praticamente è un mago che usa vari elementi per attaccare e difendersi. Il warrior, classico warrior ammazza tutti. Il guardiano è la fusione fra il vecchio mistico di Guild Wars 1 e un paladino. Quindi un mezzo warrior, mezzo mago, un po' così. L'ingegnere, praticamente l'ingegnere usa la torretta e varie armi come pistole e cose varie. Il ranger principalmente usa l'arco con il suo pet. Negromante usa le arti oscure e quindi riesce anche a evocare zombie dai cadaveri. Il Thief non è altro che il magnifico ladro. E poi abbiamo l'ipnotizzatore, una classe molto particolare perché esiste solamente in Guild Wars. Potrebbe ricordare un po' il Warlock di WoW per vari debuff. Comunque sia, io partirei con un Warrior. Ok. Adesso vi faccio vedere un po' com'è strutturata la creazione del personaggio. Allora, come potete vedere possiamo decidere l'altezza del nostro PG. Io lascio così. Il fisico. Possiamo anche nascondere l'armatura così riusciamo a vedere meglio il fisico. Come potete vedere c'è abbastanza scelta fra i vari modelli. Vediamo come possiamo farlo. Secondo me Warrior dovrebbe essere abbastanza pompato, quindi penso che questo corpo sia buono. Dopo aver fatto le nostre modifiche al corpo, abbiamo le modifiche alla testa. Come potete vedere cambia proprio la faccia, quindi sta a noi decidere quale di più ci aggrada. Questa qui con questa cicatrice non è niente male. E sotto abbiamo anche i vari colori. Questi qui sono i colori della pelle. E allora io lascerei... No, così è troppo bianco, sembra un cadavere. Sì, questa abbronzatura sarebbe... Sì, sta bene. Ok. Dopo abbiamo i capelli. Come potete vedere ci sono varie pettinature. Questa qua è quella che preferisco di più perché mi ricorda Leon di Kingdom Hearts. E penso che anche voi lo conosciate. Pelato. Capelli lunghi. Questi capelli sono inguardabili. E così via. Abbiamo anche il rasta. Come potete vedere possiamo anche cambiare il colore dei capelli e della barba. Facciamolo così, dai. Poi possiamo aggiungere i baffi. Secondo me potrebbe andare bene anche senza. Poi come potete vedere la creazione del personaggio non si ferma ai soliti canoni. Abbiamo anche la possibilità di modificare gli occhi, il naso, la bocca e le guance. Allora, gli occhi. Come potete vedere l'angolazione cambia. Io adesso lascerò così perché comunque è una prova e non farò questo personaggio. È solo per farvi vedere. Possiamo anche cambiare colore agli occhi. Lasciamoli viola, dai. Poi abbiamo il naso, la lunghezza, la larghezza e così via. C'è da perderci davvero tanto tempo in queste cose, quindi ve lo consiglio. Magari non sarete i primi a essere a livello 80, ma vi consiglio di perderci davvero tanto tempo perché il vostro personaggio dovrebbe essere il più assomigliabile o meglio bello che potete fare. Ok, così facendo abbiamo finito le opzioni fisiche e abbiamo l'armatura di base che ci viene consegnata dal gioco, dove possiamo decidere i vari colori. Ce ne sono davvero tanti, quindi io penso che farò qualcosa di semplicissimo, tipo così.
Niente di che. Qua era la chest. Ora vediamo i pantaloni. Come potete vedere possiamo cambiare davvero tanti colori, quindi abbiamo un modo di personalizzare il nostro personaggio al massimo. Abbiamo l'elmo e le scarpe. Ok, facciamo così. Allora, la cosa figa di Guild Wars 2 è che possiamo scegliere un po' il nostro lineamento, tra virgolette. Allora, il Warrior praticamente ci dà queste tre scelte. Se usare l'elmo, se usare un altro tipo di elmo per intimidire i nemici o non usarlo per niente. Io non sarò qui a spiegarvi tutto perché, come sapete, comunque i fan sanno, ci sono tanti altri video dove è stato spiegato molto meglio questo meccanismo. Qua sceglierete il vostro lineamento specifico, come lo charm, se essere cattivi o comunque neutrali e leali. Quindi starà a voi scegliere quale vi dice di più. E poi ci sarà l'ultima scelta, dove siete nati: nella nobiltà, in mezzo ai campi o nelle vecchie strade. È una cosa molto carina questa qui. E così via comunque. Alla fine dovete scegliere anche il vostro dio che vi porterà in avanti all'avventura. Scegliamo a caso Baltazar. E poi il vostro nome. E che dire ragazzi, questo è tutto. Probabilmente appena uscirà Guild Wars 2 faremo molti altri video di let's play, creazione dei personaggi o comunque PvP. Quindi cosa posso dire? State connessi, mi raccomando, iscrivetevi, commentate soprattutto e alla prossima. Ciao ciao!